Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video dove sostanzialmente proverò a registrare e truccarmi mentre ci sono i lavori. Ho due corna. Come avrete letto dal titolo, oggi andrò a realizzare una full face utilizzando tutti i prodotti che TikTok mi ha fatto comprare. Per come mi approccio io al social, ovvero guardo, non dipendo assolutamente da quello che viene detto attraverso lo schermo, è un social abbastanza... permette di poter vedere tantissimi prodotti nuovi, più curiosi anche in America, e laddove sono stimolato, appiccia, accende in me l'hype. Quindi oggi ci trucchiamo con tutti i prodotti che sono andati virali, che ho comprato, che ho visto su TikTok e poi ho comprato, uno che ho ricevuto, bla bla bla. Insomma, questi sono tutti i prodotti che ho visto su TikTok, mi ispiravano e ho deciso di comprare. Prima di cominciare col video, qual è il prodotto che voi avete comprato dopo averlo visto su TikTok, per qualsiasi ragione al mondo? E in più vi darò quella che è la mia opinione nuda e cruda, mia, non legge, ma mia. Direi di incominciare perché questi capelli non hanno senso, quindi incominciamo. Come paletocchi, ho preso questa qua di Mario Ethereal Eyes. Se avete visto il mio unboxing newyorkese, trovare questa palette è stato un caso, perché in realtà non è che la volessi neanche tanto, però sai, era l'ultima e l'unica che ho trovato nei circa 12 store che ho visitato a Sephora, ed è di Mario. Questa qua è fatta in questo modo, so che vi interessa moltissimo. Io ovviamente, da bravo content creator, sono anche su TikTok, vi lascio qua il beige, e l'ho già utilizzata per un look veloce, quindi come prima cosa andremo a occuparci di lei. Anzi, scherzavo, voglio partire dalle sopracciglia, il Thick It Stick It di NYX. Alcune parti di questo video, come questa ad esempio, sono in collaborazione con Look Fantastic, con cui ho un codice sconto sempre attivo, Liquors, fino al 21-20-25% di sconto, insomma, su tutti i prodotti che vi lascio linkati qui sotto. Sono un miliardo, fra cui anche questo. Poi vi segnerò su quelli scontabili quando si può applicare il codice, eccetera. Comunque trovate tutto qui sotto, è sempre valido, il codice non è affiliato, basta. Questo all'inizio non mi piaceva, lo provo nella tonalità espresso, cioè, o meglio, ne apprezzavo la capacità fissante, perché secondo me è un buon fissante per sopracciglia, colorato con delle fibre all'interno che vanno a dare un boost di volume al sopracciglio. Chiaramente è top se amate un effetto folto di sopracciglio ben fissato, perché vi dirò ragazzi, l'ho utilizzato tantissimo a New York, fissa molto molto bene durante la giornata le sopracciglia, cioè è veramente un prodotto long lasting. Però avevo cannato il colore che ho qua, questo che si chiama Ash Brown, è veramente molto molto grigio. Poi Bianca mi ha indicato la tonalità che sarebbe potuta andare meglio per me, che è questa qua, ovvero brunette. Difatti mi piace molto di più perché non mi spegne il sopracciglio, vedete che comunque fissa bene e non dà quell'effetto ultra secco. L'ho trovato veramente comodo a New York per quei giorni in cui andavo in giro, stavo fuori tutto il giorno, e lui è scontabile. Passiamo alla situazione occhi. Vado a prendere come tonalità, voglio fare un look neutro abbastanza, quindi non capisco niente dei nomi, cioè io non capisco come li devo leggere rispetto a questi, quindi semplicemente prendo questa tonalità qua e la miscelo un po' con questa, perché uno è un po' più pescato, uno è un po' più tortora grigio, e vado a picchiettarlo su tutta la mia palpebra fissa, creando una sorta di crease. Allora, io avevo già provato i trucchi di Mario, ve li lascio qua nelle schede, il video insomma, e avevo già provato la palette Master Matte, quella con tutte le tonalità opache, e quindi ci arrivi a capire come sono gli opachi di Mario. Gli opachi di Mario sono molto belli, devo dire la verità. Tra l'altro il suo brand sta vivendo un hype assurdo, con conseguente sold out ovunque, difficoltà di trovare i pezzi. Raga, questa palette, vi giuro, non era neanche nei miei piani, perché ho detto tanto non la trovo, e è super virale come brand. Per chi non lo sapesse, Mario è penso ancora il makeup artist di Kim Kardashian, e ora sta andando veramente un sacco forte, e la formula dei suoi opachi, questa palette l'ho già provata 3-4 volte, è veramente top. Chiaramente nulla di esclusivo a livello di color story, perché comunque è una palette... ma queste rustano. È comunque una palette nude. Intanto prendo questa tonalità medio scura qui nell'angolo e vado qua a picchiettarlo. Però la formula è veramente tanto tanto valida, mi piace molto, sono molto sottili sulla pelle, non segnano la texture, sono completamente opachi ma non asciutti, facilissimi da lavorare, con una buona pigmentazione, che vabbè, queste sono tonalità nude, quindi non è iper ultra super carico dall'inizio, c'è, non dovete stare a fare 800 strati, si lavora molto bene. Vado un po' qui
qui. Ed è una formula che mi piace tanto perché è veramente, veramente tanto facile da sfumare. E essendo il color story così nude, è impossibile che i colori non si sfumino fra di loro, perché hanno, diciamo, la stessa famiglia tonale, quindi è super easy realizzare un look. Chiaramente è una palette valorizzativa, quindi le tonalità sono super neutre. E la trovo praticamente completa, magari manca tipo il nero che c'era nella prima palette di soli opachi, giusto per renderla ancora di più inclusiva e completa, però super easy. Ora vado a prendere il marrone più scuro qui e sto basso nell'angolo, ma sentite che russa? Proprio così, e un trascino poco poco. Vedete, si sfumano proprio da soli fra di loro. È veramente, veramente comodo utilizzare questa palette. E poi vengono delle sfumature secondo me molto belle. Chiaramente, se mi doveste chiedere, è una palette irrinunciabile? Of course, come tutte le palette nude, no. Dipende da quello che avete in casa e da come vi trovate con la formula. Io mi sono trovato da Dio con la formula, per dire. Difatti riesco tranquillamente a usare prima i colori chiari rispetto a quelli scuri. Allora, penso che voglio applicare lo stesso colore qua, altrimenti viene un look uguale a quello di TikTok. Allora, proprio picchietto piano piano, giusto per dare un po' di situazione. E sempre con lo stesso pennello prendo il primo colore intermedio. Scusate, ho praticamente cancellato il colore di prima. Ok, ora vado a prendere gli shimmer e credo di voler utilizzare questo che tende un pochettino al verdino, perché non l'ho utilizzato ancora. No, forse non mi piace. No, mi piace o non mi piace? Sì, dai. E lo applico col dito. Bello. Ecco, tipo la Master Matte purtroppo non aveva gli shimmer. E questa sì. Quindi top. Questo è uno shimmer molto bagnato, molto tipo effetto specchio, piacciono molto. Chiarisco qua col panna, così non appesantiamo. E ora vado a fare l'altro occhio. Per quanto riguarda i mascara, ho scelto questo qua di MAC, il MAC Stack. Dovrebbe essere anche lui su Look Fantastic. E lo utilizziamo. Ho scelto questo perché, vabbè, a parte il fatto che ho la laminazione, ma avendo fatto gli angoli scuri, mi serve un mascara bello power. E lui ha un forte potere volumizzante, soprattutto alla base. Dà un effetto bello drama, quindi si dovrebbe notare. Chiaramente, se vi piace l'effetto peso, drammatico, secondo me ci sta. Se volete qualcosa di più disciplinato, sottile, ordinato, no. Sì, ho capito, ma... Vado a idratare le labbra e utilizzo il Lip Glow Oil di Dior. Anche lui visto lì super virale. Onestamente è molto bello. L'experience è super cute. Però costa veramente, ma questo dito costa veramente un sacco. Si può fare meno assolutamente, cioè cute, but 40 euro sul conto sono milioni, tipo. Detto questo, io andrei col primer. Vi uso quello che ho comprato proprio di recente perché l'ho visto, che è questo qua, Plump Right Pack. È un primer siero, questo qua va a rendere la base idratata. Io non la vedo ultra rimpolpata, cioè non sento la pelle, Allora, Pinerolo, non vedo la pelle super rimpolpata, però è un bel primer idratante, è abbastanza sticky la consistenza, un po' tipo milk, non a quei livelli ovviamente, però è carino. Diciamo che come primer tendenzialmente low cost ci può stare. In fondo devo dire che si aggrappa molto molto bene. Poi passiamo al fondotinta. Vanno virali un giorno sì e l'altro pure i fondotinta, però quello che assolutamente mi ha... è il House Love Three Clone Skin Tech Foundation, questo qui, che è il fondotinta di House Labs di Lady Gaga, brand beauty di Lady Gaga. Lo vado ad applicare con il pennello 06 di Sephora e devo dire che è un fondotinta che ha un finish bellissimo sulla pelle, probabilmente cannato il sottotono. Se mai avrò occasione di azzeccare quello giusto, assolutamente sì, perché il finish è bellissimo. Chiaramente su una pelle mista e grassa, lucida, perché ha questo effetto glow. Però è super bello, sapete che io apprezzo tanto questi finish. Ha anche una buona coprenza, si stende veramente bene, fa effetto seconda pelle, perfeziona. Però appunto è sbagliato il colore, che hanno
dei sottotoni un po' strani. Mi piace molto. Diciamo che se dovessi uscire avrei messo un primer fissato, opacizzante e una bella cipria strong, per aumentarne la durata e non renderlo lucido dopo 4-5 ore, insomma. Però è veramente confortevole sulla pelle, è stato fatto un buon lavoro con questo fondotinta, mi piace molto. E proprio sull'incarnato fa una bellissima figura, secondo me. Rende proprio juicy. E in questo caso con queste texture, soprattutto picchietto, tipo questo è un fondo che aderisce molto molto bene alla pelle, che non rimane in superficie. Mi piace un sacco questa caratteristica. Bello, assai proprio. Questo preso su Lookfantastic. Dovete sapere che io ero solito, ogni tanto ancora lo faccio in realtà, fare dei contenuti questo contro quello. E tanto tempo fa, ma addirittura credo fine 2021, adesso non vorrei dire una cavolata, però era veramente tanto tempo, vidi questo qua da dei creatori americani, che è l'Instant Anti-Age Perfector 41 Glow Makeup di Maybelline, claimizzato come il dupe di Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury. L'ho preso su Lookfantastic, anche lui è andato super virale. E odio questi applicatori qua, però lo vado a picchiettare. Io devo dire la verità, raga, l'ho trovato una buona alternativa a quello di Charlotte. Non mi è dispiaciuto, non c'è l'esatta colorazione per il mio skin tone, nel senso, questa è la 1, la 2 è leggermente più sabbiata come tonalità, quindi non c'è proprio quella giusta, ma lo utilizzo per andare a dare un boost di luminosità alle mie parti più sporgenti del viso. E comunque ha un effetto molto molto bello. Devo dire che mi è piaciuto. Questo mi è piaciuto. Sicuramente l'applicatore è veramente scomodo. Io vorrei, se possibile, che abolissero gli applicatori con la spugnetta, Charlotte in primis. Perché... E parlando di Charlotte, vado ad utilizzare il suo bronzer in terra, ciao. Il suo bronzer in crema Charlotte è uno di quei brand che va veramente super in hype su TikTok, e a me piace da morire come brand, lo sapete, vi ho fatto anche una full face di recente, quindi è molto facile che mi venga da acquistarlo, eccetera eccetera. Adesso lo deposito. Lo sfumo, bel prodotto in crema. Posso dire che mi ha rubato la vita, che lo devo prendere ogni giorno senza morire? No, però è molto molto bello. Very natural. Quanto è brutto tutto senza la parte del correttore. Very weirdo. Di blush non volevo usare Orgasm di NARS perché I cannot again. E non volevo utilizzare quelli di Shein perché Shein è troppo controverso in generale, quindi ogni volta arrivano sempre commenti un po' così, quindi preferisco evitare. E vado con Patrick Ta, passa anche l'ambulanza perché ho nominato She Glam, e utilizzo She's a Doll, la parte in crema, bella vibrante, ne prendo veramente poca, così mi basterà per entrambe le guance. Lo applico qui a destra, bello, piace un sacco. Come correttore ce ne sono bilioni di biliardi di bilioni, quindi prima di ufficialmente utilizzare quello scelgo. Ovviamente di blush c'era anche Rare Beauty, ma io li avevo già prima che diventassero così tanto virali, quindi non li ho presi perché li ho visti. Utilizzo il Color Corrector di NARS, che è un correttore che è andato parecchio. Ce l'avevo già, ma ho deciso di riutilizzarlo qualche volta di più. Ma io qua non ho sfumato. Dopo averne visto bene tutte le situazioni online, metto solo qui e lo tampono. Questa è una bella tonalità. Nessuno batterà mai quello di Charlotte per quanto mi riguarda. Però. E ora vado con quello di Charlotte, che è proprio uno degli ultimi. Ci ho fatto anche io dei contenuti su TikTok. È proprio uno degli ultimi ad essere andato, insomma, ed è stupendo. Pulire. Il pennello che sto usando è quello di Nabla, Testette Aquamarine. Molto cute per i correttori. Mentre per quanto riguarda la cipria, l'ho vista lì, me la sono fatta mandare da Lookfantastic, che dovrebbe ancora averla. È la cipria di Laura Mercier nella tonalità pink, rigorosamente applicata con un powder puff. Applico e vado a fissare. Metto
la parte più piena subito all'inizio e poi vado a tamponare in giro per il mercato. E ragazzi, sapete che io non amavo la cipria di Laura Mercier. Adesso io non so se ho visto a New York che c'erano tanti altri colori. Non sono così tanto fan del brand, quindi scusate se non sono tipo super ferrato. Non so se hanno riformulato la cipria, I don't know, ma è stupenda. Cioè io credo che possiate vedere proprio la bellezza. Tra l'altro questa rosa secondo me non è pink, cioè tipo di questo colore qua, piccolo spoiler, che va leggermente a raffreddare le tonalità gialle, che è una cosa che mi sta dando molto fastidio ultimamente dei prodotti in crema, e levica veramente tantissimo. Non mi chiedete levica più di Huda eccetera, non penso, però diciamo che non le ho ancora messe a confronto bene. Però dà un effetto pazzesco. Cioè questa cipria è devastante. Infatti dovrebbe passare con lo sconto su Look Fantastic, not sure. Però è troppo bella raga, mi piace un casino. Poi passiamo con il bronzer. Allora, di bronzer in realtà non è che ce n'è stato uno che ho comprato perché ho visto l'app. No, in realtà sì, l'avevo visto sul canale. C'era un periodo in cui One Size era viralissimo. Adesso non se lo caga nessuno. E non vedevo l'ora che uscissero questi prodotti su Douglas. Difatti così è stato. Io ho preso poi il Made for Shade nella tonalità Light Trio, perché mi piaceva tantissimo come performava in video. E questo bronzer qua me lo sono portato anche a New York e mi piace un casino. Ho cancellato anche tutti i disegnini che ci sono qua fuori di usarlo. Io utilizzo la prima riga perché è composto in sezioni. Ne comprate uno e ce ne sono tre. Io ho preso questo qua e utilizzo la prima, massimo la seconda, perché la terza è veramente troppo deep per il mio skin tone, però comunque non è deep ed è bellissimo. C'è un bronzer stupendo, molto long lasting, opaco, si sfuma bene, ha proprio quella punta leggera, adesso non so come risulterà in camera, però ha quella punta caldina che va a scaldare, cioè va proprio a scaldare. Non so se avete presente, ci sono dei momenti in cui la base è veramente molto triste. Di questo ravviva benissimo. Tra l'altro, facendo così e basta, è perfetta anche per scaldare i fondi troppo chiari, perché non ha questa componente così fintamente calda con tutto quell'arancio eccetera. Mi piace tantissimo come prodotto ed è molto pigmentato. Infatti l'avevo messo anche nei preferiti, tipo li ho provati per un mese, qualcosa del genere, perché è veramente un ottimo prodotto. Per il blush, no, ho dimenticato lui. No, io ne ho comprati altri due che oggi il corriere non mi ha consegnato, perché A, non aveva il resto, B, non prendeva il post perché c'erano 3 euro di dogana. Comunque lo mettiamo nel video che uscirà successivamente con le varie novità, lo inseriamo perché ci tengo molto a farvelo vedere perché mi piace tanto. Bel blush, ecco, ed era andato virale. Che testa di cavolo sono. Comunque la cipria di Laura pazzesca, veramente. Quindi niente, uso Shiseido Doll di Patrick e uso la parte in polvere, che è molto bright, ma è il blush con cui sono in fissa ultimamente, quindi ve lo beccate. Che palle che non ho messo quello di P. Louise. Vado un po' così per non creare stacco blush contorno occhi. Tanto col residuo non è che colora. Sono arrabbiatissimo, cavoli. È la prima cosa che ho messo sul tavolo quel blush. Ho detto sì, glielo faccio vedere, dai. Perché era anche una cosa virale, ma non così italiana, diciamo. Questa è colpa di Patrick Ta. Sono talmente in fissa con sto blush. Chiedo la parte in crema di Patrick Ta. Ma figurati. Sono arrabbiatissimo. Riuscirò a smettere di pensare a questa cosa? Non credo. Sono molto spaventato dall'illuminante, che è quello di Rare Beauty, che io ho voluto comprare perché su TikTok vedevo che segnava, vedevo che era glitterato, bla bla, volevo capire. Quindi fixer, ripowderizzo per fissare il fixer. Mamma mia, ho paura! Allora, uso Accelerate, questo confetto camera ultra friendly, ok? E faccio tipo così. Ok. Lo levo. Allora, che dire?
Se, ecco, tipo così, applicato un botto, un punto, levato il tutto e messo, like, circolarmente, quindi diffusa la zona, è fattibile, assolutamente. Non è così proibitivo. Quindi vediamo di qui se ho imparato, se è stato un colpo di fortuna. Perché, essendo un po' svolazzante, riuscite a sfumarlo bene rispetto a quanto lo depositate. Però vi direi che se avete un po' di texture e se non vi piacciono le cose glitterate, perché io per me vedo glitter, poi ognuno ha la sua esperienza, non vi piacerà. Se invece vi piacciono le cose un po' così e non avete troppa texture, vi potrebbe piacere. Ok, così diffuso devo dire che è molto meglio. Bene, vado a rimuovere il lip balm e finiamo con le labbra. Allora, per quanto riguarda le labbra, ho visto tipo Anywhere Coffin, Endless Cacao e compagnia bella di Makeup Forever andare virali per Hailey Bieber. Io ho voluto comprare Limitless Brown, che se mi seguite sapete che è una matita che io uso spesso. E in generale devo dire che mi sono trovato da Dio. E come rossetto voglio utilizzare una delle ultime cose proprio andate super virali che ho comprato, Revlon Super Lustrous, in questa tonalità qua. Perché ho scelto questa tonalità qua, raga? Perché in tutte le farmacie di New York ho trovato solo questo. Quindi inizio a metterlo al centro, sarà una combo interessante, marrone e berry. Se non mi piace, l'avete visto, lo levo. Oh. Allora, can I say? Forse non è la combo labbra più azzeccata con questo make-up, però devo dire che carino, eh? Come formula? No? Questo qua è il color 004. Non avrei mai scelto questo colore. L'illuminante di Rare è impegnativo per me ora, così. Cioè come prodotto, nel senso che devi starci attento. Sono Kris Jenner ora. Però meglio con questo modus. Tornassi indietro non avrei fatto questa sorta di elo qua negli occhi, perché trovo che mi appesantisca un po' lo sguardo, forse. Non sono più abituata a vedere truccato anche sotto. Le labbra mi piacciono moltissimo. Molto, 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 molto. Per il resto mi piace quasi tutto come è venuto. Bene, questo qua, ragazzi, era il video. E look e tutto. Fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Continuo a dire che secondo me questo rossetto con questo look. Però niente, questo è quello che ho fatto per intrattenerci. Anch'io mi sto occupando del sito. Se il video vi è piaciuto, come sempre, lasciate un like e un commentino qui sotto. Spero di avervi fatto compagnia. Io vi voglio bene. Ci vediamo sempre qua. Mercoledì.